Salve gente, sono Larus e qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Nell'ultima puntata abbiamo subito una guerra di coalizione da parte di Francia, Castiglia, Stato della Chiesa e se non erro anche il Regno d'Aquitania. Forse mi sto sbagliando. Credo anche le Fiandre, però hanno fatto una pace separata e non importa. Il problema che effettivamente con questa guerra la Francia ha dimostrato i suoi muscoli, ha dimostrato di essere una nazione molto potente, anche se controlla alla fine metà del reale territorio francese. Infatti a lei manca ancora l'Aquitania, sia il regno sia il ducato, sia il Delfinato, la Provenza e Avignone, oltre che qualche provincia tipo le nostre che abbiamo qui sotto il mio controllo, che sono la Bretagna, Loire e Poitiers. Quindi già solo metà Francia è stata capace di farmi fuori. Figurati con poi dopo quando sarà con tutto il supporto. Ricordo anche che hanno un paio di domini in Spagna, la Galicia e Navarra, che oso considerare il fatto che Navarra ha gli stessi vassallo dei francesi e quindi potrebbero anche prendere queste zone qui. Hanno pure Vizcaya. Quindi se prendo anche la Spagna diventano una potenza che non riesco più a fermare. Quindi anzitutto il mio obiettivo è prima prendere tutte le isole britanniche e dopo tentare di prendere un po' di Spagna, perché se prendo un po' di Spagna ovviamente riesco ad avere una potenza, una qualcosa nell'Europa. Oltretutto anche posso prendere l'Olanda, Gerl, l'unica cosa che essendo del Sacro Romano Impero, non so se tanto gli elettori a questo piace, però comunque vedo un po' che cosa fare. Ovviamente le Fiandre possono essere un buon pezzettino di torta, chi lo sa. Diciamo, attualmente al mondo ci sono, c'è la Francia e c'è l'Inghilterra e io, che siamo due potenze nascenti. Anche lo Stato e la Chiesa è da considerare, e stanno facendo un bel po' di cose, appunto. Sono riusciti a fare delle ottime incursioni in Irlanda durante la guerra, oltretutto con questa guerra ho dovuto cedere la contea di Ulster. Quindi è abbastanza difficile adesso la situazione a tenere. Poi c'è anche Genova che sta crescendo, più che altro è stato la Chiesa e diventa pericoloso pian piano. Noto anche con piacere che Cipro, partendo da Mentese e Cipro, riuscita a conquistare tutte queste zone qui. Alcune tramite dei, come si possono chiamare, ribelli, che pagati o meno a me non interessa, e altri invece tramite la conquista. E a quanto pare vogliono unire tutto il dominio greco, almeno greco-ellenico, cioè il Peloponneso, appunto, l'Epiro, la Macedonia, la Tracia e infine tutta l'Asia Minore, che hanno già. Oltretutto la Tartaria è una nazione abbastanza debole, per quanto sia grande ha un malus tecnologico allucinante, siccome è di gruppo cinese, perché ricordo che la Tartaria è diretta, sarebbe il canato mongolo, quindi ancora le tecnologie cinesi, siccome i mongoli di fatto erano cinesi. Ora, facciamo dei nuovi edifici. Vorrei puntare tanto sull'economia. Dobbiamo anche fare attenzione, in particolare i ribelli. Beh, i ribelli ce ne sono sempre, ma dobbiamo fare particolare attenzione alla nostra regina Julienne Brancazzo, perché se ci muore la nostra dinastia, pam, sciopa in Inghilterra. Quindi se ci scioppa la dinastia in Inghilterra, che cosa succede? Succede che c'è probabilità, c'è forte probabilità di finire nella guerra delle due rose. Conflitto che non fa assolutamente bene. Quindi vediamo un po' come riusciamo a cavarci. Speriamo in un erede. Se non c'è un erede, siamo messi molto male. Tanto, volevo anche fabbricare una rivendicazione sull'Irlanda. Con questo voglio dire che voglio fabbricare una rivendicazione, voglio prendere pian piano tutta l'Irlanda, in particolare la contea di Connacht, questa qui, che voglio più che altro conquistare tutte queste zone, province,
che danno la faccia all'Atlantico, per una questione più che altro perché l'Irlanda potrebbe esplorare il mondo. Ovviamente non è che cambia tantissimo, però comunque preferisco isolarle più che altro in questo mare, che oltretutto è più controllabile. Ah, poi non è che è un grande problema l'Irlanda, però giusto per prendermi o Ulster, che è difficilmente controllabile, o Connacht, preferisco prendermi Connacht. Questa pace... Ah, oltretutto il nostro cardinale... Do un altro un po' di punteggio al nostro cardinale Isabel. Oltretutto tengo a precisare il fatto che l'Irlanda non è nemmeno un'azione potente. Anche se viene unificata, è molto debole, come la Scozia. E in questo caso che è il regno di Gerusalemme. Non riescono mai a diventare una nazione veramente potente. Solo se colonizzano diventano una nazione che sa far qualcosa. Se non colonizzano, l'Inghilterra, pap, le mangia. L'Inghilterra è veramente potente come nazione in sé. Ora, abbiamo delle missioni. Aumentare la legittimanza. Non so come chiamarla alla fine, la legitimacy. È un termine strano. Credo... Ma... Non so il diritto, la... Vabbè, lasciamo stare. Possiamo diventare... E comunque non faccio questa missione. Possiamo diventare controllore del Papa. Controllore, cioè colui che controlla il Papa. Oppure l'ambizione italiana di prendere una provincia in Italia. Sì, l'ambizione italiana ci sta anche. Più che altro vorrei prendere una provincia dai Baharidi. Oppure anche da Genova. Vediamo se ho... No, non ho ancora diplomatici. Oltretutto potrei anche tra poco annettere per via diplomatica il Ducato di Bretagna. Molto bene, perché il Ducato di Bretagna, ovviamente se lo annetto diplomaticamente, sarà una ottima base, sia più che altro navale, che riesce a dare la faccia su tutto questo stretto. E più che altro mi avvicina molto al nodo dell'Europa dell'Ovest, che sarà molto importante poi dopo in futuro. Più oltretutto tolgo porti alla Francia e li aggiungo a me. L'Aquitania se l'è presa contro il regno. Il regno d'Aquitania e la Francia stanno facendo una grande alleanza. E dobbiamo trovare degli alleati esterni. Ah, un nuovo erede, Ida. Che nome di merda. Ida, bene. Così per il momento la guerra delle due rose è posticipata. Un ottimo alleato potrebbe essere o Brunswick o la Bavaria. Particolare, sono nazioni molto grandi e potrebbero anche puntare all'egemonia del territorio tedesco. Ovviamente un alleato in Germania potrebbe far del bene, più che altro appunto come forza antifrancese. La Spagna, io non voglio fare nessun alleato in Spagna, più che altro perché vedo la Spagna come preda. E intanto ci sono un po' di mercanti abbastanza preoccupati per il fatto che non hanno protezione. Possiamo ridurre la... dire vaffanculo, non vi controlliamo più, non vi diamo più protezione. Oppure possiamo spendere potere diplomatico e aumentare il mercantilismo. Tengo a precisare una cosa. Il mercantilismo non è che ha grandi effetti, però se noi facciamo questo evento, c'è probabilità che in futuro venga un altro evento che dice: ehi, guarda che la tua politica mercantile ha fatto del bene, e quindi prendiamo altri bonus. Quindi sì. Tanto Cipro sta anche invadendo la Croazia. Cipro sta diventando una nazione veramente da controllare. Nazione emergente. Potrebbe essere anche, soprattutto, in una buona... E anche in una buona posizione. Per carità, c'è il Sacro Romano Impero che vede male tutto ciò, perché il Sacro Romano Impero ha anche dei domini qui. E non è che vede un granché bene il dominio cipriota nella zona. Intanto ci sono guerre tra Austria e Boemia. E oltretutto loro possono diventare una ottima nazione, perché siccome sono l'unica nazione greca... Ah, questo li stanno prendendo o stanno vincendo? Non stanno vincendo contro Genova, Venezia e Croazia. E loro sono alleati con la Serbia? No, c'è qualcosa che non va. E allora... Ah sì, Serbia.
E quindi, oltretutto, loro sono in una posizione ottima, perché siccome hanno tutta le... sono l'unico stato della zona che ha come cultura principale il greco, può controllare tutti questi stati attraverso i ribelli. La Turingia è diretto di passaggio, non so che cosa ti possa servire, però te lo do. E quindi possono prendere tutta questa zona. Oltretutto loro, essendo vicini alla Tartaria, che può essere una nazione molto grande, però di fatto potrebbe essere una nazione molto debole, soprattutto nelle fasi avanzate di gioco, loro possono conquistare tutto quanto. Tanto il nostro diplomatico, tizio, cardinale, continua a spendere un po' di soldi. Quindi non mi stupirei se in futuro possiamo vedere un nuovo, diciamo, impero bizantino nascere in questa zona. Più che altro potrebbe essere anche... potrebbe nascere qualche stato russo anche qui nella zona. I Timuridi hanno chiesto sbelli contro tutti. L'Alsazia ha fatto la pace con la... ahi! La Tartaria ha dichiarato guerra a Cipro. Vediamo come se la cavano. Tanto posso fare nuove idee, ma direi di aspettare un attimo. Ancora un po', dai, aspettiamo. Intanto facciamo un po' di esplorazioni. Possiamo supportare la scuola fiorentina. Sì, perché no? Ci dà un po' di prestigio. Il prestigio è un'ottima cosa. C'è morto il nostro ammiraglio? A quanto pare sì. Allora fermiamoci un attimo con le esplorazioni. Le Bermuda, quanto sono distanti? Un po'. Invece quanto è distante le Azzorre? Io voglio colonizzare subito le Azzorre. Anzi, aspetta, se possiamo aumentare il range, possiamo colonizzare le Azzorre. E le Azzorre non sono da sottovalutare. Sono un ottimo ponte per colonizzare le altre regioni. Tu puoi prendere le Azzorre, puoi creare un core nelle Azzorre. Mi sta uscendo un accento toscano che non ho. E oltretutto, puoi da questo porto, appunto, nelle Azzorre, che sono un'isola molto strategica, puoi andare in tutte le Americhe abbastanza facilmente e abbastanza rapidamente. Quindi, sono tentato di aumentare il Colonial Range, che potrei arrivarci. Però, vorrei prima aumentare un paio di cose. Se c'è ambizioni navali, però aumentiamo lo stesso il Colonial Range. Quindi, alla fine è inutile, al momento. In futuro, magari sì. Dei nobili chiedono privilegi e noi... come siamo messi con i ribelli? Non abbiamo problemi con i ribelli, quindi posso anche ignorare le loro richieste. Adesso aumentano tutti i ribelli. Sono piccoli, però non è che sono un granché. Tanto il claim quando... ah, abbiamo già un claim? Ehi. Abbiamo già fatto un claim? Sì che abbiamo già fatto un claim, molto bene. Non l'avevo guardato. Bene, ora possiamo partire alla conquista dell'Irlanda. Via, faccia... Purtroppo a me dispiace in questa partita, se devo dire. Ah, ok, Genova ha fatto pace con Cipro, ha dato solo dei soldi, niente che. Genova non riesce a fare proprio una potenza veramente degna di questo nome. E un po' mi dispiace. Intanto possiamo anche annettere diplomaticamente la Bretagna. Cosa sto dicendo? A me dispiace in questa partita che più che altro non riesco, io, in quanto Inghilterra, ad avere, a fare oltretutto la nazione britannica. Perché per fare la nazione britannica tu devi avere la cultura inglese o una cultura che sia della tipologia britannica. Siccome la nostra cultura principale è cosmopolitan, che sarebbe francese, che sarebbe la zona di Parigi. Io mi sono sempre chiesto però perché... e cosmopolitan, perché mica tutti i francesi sono cosmopolitani, non lo so, assolutamente no. E comunque, mi dispiace, e oltretutto prendo anche dei malus culturali con i gallesi, con gli irlandesi, gli scozzesi, però in futuro posso anche renderli cultura accettata. Se c'è un modo per cambiare la cultura di una nazione, fatemi un fischio. Io non so, credo che non sia possibile. Però io non è che sono espertissimo in questo gioco, anche se ci gioco abbastanza. Facciamo nuove ambizioni navali e abbiamo aumentato il range coloniale. Ora possiamo mandare qualche colonna da qualche parte. Madeira sembra più ricca però. Dove lo mandiamo il colono? Qui? Sì, qua è più vicino. Madeira posso mandarlo dopo. Ok, inizia la mia prima opera di colonizzazione.
Devo mandare subito un paio di uomini. Tanto direi. Una nave. La teniamo per trasportare avanti e indietro delle truppe. Tanto la nave da cioè da esplorazione, la St. Andrew, la tengo via. E qui prendiamo alla Loir un'unità che dovrà sorvegliare la colonia. E dovrà fare tutto il lavoro lì di pattuglia. Che le colonie sono difficili da controllare. A meno che sia un francese. I francesi hanno un bonus per i nativi che si ribellano meno. È un ottimo bonus. Intanto qui tra quanto arrivano i coloni, 47 giorni, poco più di un mese. E stiamo qui ad aspettare. Intanto qui continuiamo a mandare avanti e indietro un paio di truppe. Così credo che possa bastare. Siamo messi tutti a posto. La flotta irlandese qui non dovrebbe essere una guerra troppo difficile, contando che l'Irlanda non è una grandissima nazione, non possiede grandi alleati. Anche se li possedesse, non è un grande problema, perché siccome una conquista nelle isole britanniche, e io credo di... Quanto dura questo autosabotaggio? Ok, e io credo di avere una delle flotte più grandi al mondo, posso difendermi abbastanza bene. Ora, sbarchiamo. 3, 3, 2, 1, via, siamo diventati il controllore papale, vai. Stesso giorno in cui sono arrivati i coloni. Sa molto dire conquista. Ok, potevo mettere una missione, cavolo. Non l'ho messa, sono stupido. Ok, ora prendiamo altri tizi che dovranno essere controllori papali. E ok, via. Sì, l'Austria sta conquistando un bel po' di territori e pian piano sta diventando una potenza. Ha preso dei territori da Boemia, ovviamente storico. La Boemia se le è sempre prese dall'Austria. Poveri Boemi. Anzi, i Boemi se le sono sempre prese un po' da tutti. Ok, possiamo dichiarare guerra. Non dovrebbe essere una guerra troppo difficile. 10 truppe, secondo me, bastano e avanzano. Sbarchiamo subito qui, che possiamo fare qualcosa. E andiamo subito. Oh, già, non stavo pagando le mie truppe. Tutti dietro, tutti indietro. Mi sa che mi sono giocato la campagna. Vabbè, vediamo se si riescono a difendere. Qua stanno chiamando mercenari. Beh, la prima battaglia l'ho persa, non dovrebbe essere un grandissimo dramma. Direi di far entrare più uomini. Stanno arrivando anche i bretagnoni, i miei fedeli alleati. Ora, devo sempre fare attenzione che io sono una persona super distratta, l'avete notato anche voi molto probabilmente. E quindi dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo un nuovo cardinale e leale agli inglesi, quindi stiamo continuando a fare pressione sul Papa, appunto. Possiamo anche scomunicare dei regnanti. Vediamo che regnante possiamo scomunicare. Quello di Castiglia. Possiamo chiamare anche delle crociate. L'Irlanda è scomunicabile, no? La Bavaria. Fatemi vedere. Non lo so, non c'ho tanta voglia di controllare. Ok, qua stiamo già facendo una breccia alle mura. Molto bene, però io lancerò subito un paio di uomini. Anzi no, prima conquistiamo qui e poi dopo lanciamo degli uomini all'assalto del Munster. Io non so se c'è qualche sillogismo tra Munster e Monster, cioè mostro. Io sempre ho pensato che ci fosse, però non so se c'è qualcuno che è abbastanza appassionato di lingua gaelica. Me lo dica. Colonizzare la Madeira? Magari dopo. Ok. Invadiamo subito qui la zona. Subito, subito, subito. Non dovrebbe essere una battaglia troppo difficile. Anzi, lo sta diventando. Perché abbiamo fatto dei tiri veramente merdosi. Però se il... Oh, come perdiamo? Stiamo perdendo? Oddio. Però tu mi devi aiutare. Ok. Il mio regno non sarà noto per le sue imprese militari. Tu mi devi dare una mano, però, Bretagna, se stai lì seduta a fare nulla. Non posso fare un granché. Ora, vediamo un po' quanto siamo messi con tradizione militare. Sì, ce l'abbiamo abbastanza bassa. Effettivamente, ci sta anche. Tanto come se la sta cavando Cipro molto male. Se le sta prendendo dalla Tartaria.
Ho portato molta sfiga a te, Cipro. Mi dispiace. No, oh, vai subito all'attacco e la Bretagna ce la fa. No, credo che non ce la possa fare. Ah no, ce l'ha fatta la Bretagna. Congratulazioni. Hai avuto meno uomini di quanti ne ho avuti io, però hai conquistato tutto. Come hai fatto? Opposing Military School. Ci sono delle scuole militari che si oppongono. Alcuni dicono che è meglio attaccare, meglio puntare sull'attacco e sulle truppe schierabili. E alcuni che dicono meglio puntare sulla difesa. Io direi, e sul morale degli eserciti. Io direi, disciplina è molto importante. Quindi direi di spendere più che altro qui, visto che dobbiamo fare solo politiche d'attacco al momento. Possiamo puntare un po', giusto per tenere la stabilità, almeno sullo stato zero. Tanto la mia colonia come va? Ah, ho mandato un'unità di cannoni, forse non dovevo mandare un'unità di cannoni, però... Vabbè, i coloni non è che sono... Ah, non ci sono nemmeno nativi, quindi in teoria posso anche sloggiare e andarmene indietro. I nativi, se non ci sono, non sono assolutamente un problema. Non avevo controllato il fatto. Posso allora tenere nessuna guardia in quella colonia. Molto bene. Stiamo prendendo abbastanza in fretta questi forti. Tanto la Bretagna, io mi chiedo come ha fatto a fare delle cose del genere. Ah, hanno idee difensive e idee francesi. Adesso si spiega tutto. Le idee difensive sono ottime e le idee francesi sono ottime sempre per il militare. L'avrò già detto in passato, però non mi stanco di dirlo perché sono veramente idee ottime. Se dovete fare qualche tipo di idea su Europa Universalis, andate su quelle difensive. E se dovete fare qualche nazione con ottime idee militari, andate sui francesi. Andate più o meno sul sicuro. 70% non si sono ancora arresi? Strano. Si sono arresi. Ok, amico. Vediamo un po'. Io ho un claim qui, un claim qui e un claim qui. Se prendo tutto, prendo troppo aggressive expansion. Se prendo questo, se invece ti rendo mio vassallo, ne prendo di meno. Effettivamente posso renderti mio vassallo. E la cosa mi intriga assai. Fammi dare anche un po' di soldi. Così prendo un po' di soldini. Anzi, mi daresti un po' di più, forse. No, sì, non voglio prendere troppa inflazione. Va bene così, dai. L'unica cosa... No, 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 no. Ok, demand tributo, ok. Sì, puoi anche trasferire... No, va bene così. Diventerai un vassallo in Inghilterra. Baci, abbracci. È stato un piacere. Ora, appena finirò di annettere la Bretagna, passerò con l'annessione dell'Irlanda, che più o meno saranno passati gli anni necessari. E dopo vedremo un po' che cosa fare. Queste 15.000 truppe le devo far tornare in patria. Verona ha dichiarato guerra a Treviso per riconquista. Dov'è Verona? È questa. Treviso. Non sono staccate da un confine. Ah. Sì, però se tu metti i colori simili... Ah no, sono la stessa... Sono sempre Treviso. E tu sei in guerra con... Ah, se le stai prendendo da un po' tutte. Brava Treviso. Napoli invece sta crescendo. No, il mio erede è malato. No, 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 non deve morire. Paghiamo tutti i soldi possibili. Incrociamo le dita, gente. 3, 2, 1. Merda. C'è probabilità della guerra delle due rose. C'è grande probabilità. E non è una buona cosa la guerra delle due rose, ve lo assicuro. Non l'ho mai fatta io in una partita Europa Universalis. Però vedendo dei video su YouTube di certi let's player, quanto pare non è uno dei conflitti migliori al mondo. Io direi di togliere tutte le mie truppe dal dominio, dalle isole irlandesi. Più che altro perché praticamente, siccome c'è già il mio vassallo, in caso di ribellioni può pensarci lui. Tanto aumentiamo un po' le relazioni col mio vassallo. Adesso abbiamo 3 diplomatici in quanto tizi del papa. Mi chiamerò tizio del papa. Tanto aumentiamo le relazioni. Così, giusto che siamo più felici tutti quanti.
Dunque, prima di fare un'alleanza con uno stato tedesco, voglio un attimo controllare un po' la zona come si evolve, perché adesso che guardo c'è l'Austria, la Bavaria, Brunswick e Brandeburgo, che possono essere delle nazioni abbastanza potenti e anche delle nazioni anti-Francia. Vediamo un po' chi diventa il migliore. Più che altro, sto guardando qui, Brandeburgo. Ah, sono tutti di tecnologia. Anzi, questi due di 7, di 8, Brandeburgo e Brunswick, Bavaria e Austria, 7. Quindi, vediamo un po' come se la cavano. Perché qua ho tutte navi spezzettate? Ah, già sì. Tu dovresti essere il mio esploratore, però. Ah, comunque uno lo tengo lì, non importa. Possiamo portare delle donne sposabili alle Azzorre, che prendiamo 200 di popolazione in più e 10 di manpower. Ah, abbiamo solo questo. Bene. Via, così aumentiamo un po' l'opportunità della creazione di nuovi tizi. È nato un nuovo erede, fa abbastanza schifo, ha tanto potere diplomatico, però poco amministrativo, anzi ha zero di amministrativo e non mi piace. Però diplomatico va bene, siamo una nazione appunto. Navale. La Francia sta facendo un po' di cose contro di noi, sta facendo embarghi. E la Francia ha preso queste regioni qui, in Spagna e la Provenza. Tanto stiamo producendo pesce nelle Azzorre. I Bejaidi sono conquistati dal Mali e Castiglia sta iniziando a colonizzare. Ah. Castiglia, ti devo invadere allora. Non voglio avversari nel colonizzamento del mondo. Colonizzamento è un termine che non credo che esista, però comunque lo utilizzo con licenza poetica. Tanto, aumentiamo le relazioni. Tutto bene. E ora, lo Stato e la Chiesa ha dichiarato guerra a Firenze. Come immaginavo, lo Stato e la Chiesa sta diventando una potenza egemonica, egenomica, non ho mai capito come si dice, però dell'Italia. Tanto, andiamo a prendere nuova tecnologia. Poi dopo facciamo istituzioni statali. Anche se siamo in negativo, però possiamo fare subito un nuovo gruppo di idee. Nuovo gruppo di idee. Non so cosa posso puntare. Idee diplomatiche mi intrigano abbastanza. Però devo dire che. Fammi vedere un po'. Potere amministrativo non voglio tanto spenderlo. Preferirei spendere un po' di potere militare. Più che altro, se facciamo idee di qualità, possiamo anche aumentare la potenza della nostra flotta. E questo è un bene. Sì, direi proprio di idee di qualità. Anche se vi ho detto che quelle difensive sono migliori. Però qualità, aumentiamo la potenza della flotta, dici poco. Sì, aumentiamo la potenzialità delle nostre truppe di fanteria. Abbiamo anche fatto una flotta reale che abbiamo avuto più potere, più tradizioni navali annue e più forze di combattimento con la nostra flotta. Boh, non si chiama flotta reale perché è stata istituita nel 1495 quando ha investito il sovrano Tudor. I Tudor, anzi, hanno investito abbastanza sulla infrastruttura e sulla produzione di navi della flotta reale, che poi dopo diventerà la magnifica flotta che ha pure fatto fuori la invincibile, non so la pronuncia spagnola, però l'invincibile armata. Invincibile, credo, però non voglio fare pronunce strane. Magari avrò ucciso lo spagnolo adesso. Tanto, vediamo un po'. Migliorare le relazioni con l'Irlanda, sì, che mi dà un poco di prestigio. E ok, ora possiamo costruire nuove cose in giro, direi di fare dei porti un po' in giro. Oppure un marketplace. Ma facciamo dei porti. E più che altro voglio farne uno anche in questa zona, che così aumentiamo il potere commerciale e oltretutto possiamo riparare più velocemente le navi in zona. Tanto
Ora, vediamo un po'. Possiamo costruire nuove navi e fare nuove truppe, tante nuove truppe. E credo che è la cosa che farò. Oltretutto, direi di partire anche con la conquista di Gerusalemme. Più che altro sono alleati con i norvegesi e questa non è una buona cosa. Assolutamente non è una buona cosa. Oh, la Danimarca, stai conquistando un bel po' di territori in giro. Ehi, mi fai paura quasi. La Carinzia intanto sta venendo conquistata dalla Croazia. E la Serbia sta mangiucchiando tutta la Croazia. Tanto la Francia è in guerra contro le Fiandre e l'Aquitania. E le Fiandre chiedono diritto di passaggio, volentieri, perché no? Fatemi guardare un po' attorno. Volevo vedere che cosa posso conquistare. La Gerusalemme non è una grande cosa. Qua ci sono dei pretendenti irlandesi. E non mi piace nemmeno troppo. Dovrei agire o fare nulla. Ma credo che ce la possono fare da soli i nostri amici irlandesi. Che aumentiamo un po' i guadagni dalle tasse. Via. Tasse, tasse. Molto bene. Quanto guadagniamo? Tantissimo. Vai così. La colonia come procede? È finita? No, quasi. Ora, posso aumentare le entrate con le tasse? Sì, altre tasse. Molto bene, siamo arrivati al 1500 di già. Sta passando veramente veloce la partita. Già quasi 60 anni. La partita è iniziata a fine gennaio. Sì, io sono lento come un bradipo. Tipo, non so se conoscete lo youtuber Shenrir. Oddio, avrò ammazzato il suo nome con la mia pronuncia. Però praticamente uno che fa video di Europa Universalis. E sono quei tizi. Oh, qua ci sono troppi rivoluzionari. Non mi piace assolutamente. Devo mandare assolutamente le truppe. Comunque lui riesce a fare una serie di Europa Universalis in un mese. Serie di Europa Universalis sono circa 100 puntate. Per farvi capire. Cioè, uno con i controcoglioni. Ora, andiamo a far fuori tutti questi ribelli che non mi piacciono. Ah, visita delle persone abbastanza un po' così così. Praticamente sono delle spie. Possiamo fare più offesa di spionaggio oppure dire no. Io preferisco tenermi il prestigio, quindi no. Abbiamo migliorato le relazioni con l'Irlanda, molto bene. E andiamo ancora qui. Ora la nuova missione qual è? Incorporare l'Irlanda dentro la nostra nazione. Ci metteremo ancora un po' prima di avere l'opportunità di incorporarla. Ancora 6 anni. Quindi aspettiamo ancora un po'. Vediamo se riusciamo a fare il culo a questi ribelli. Sì, che ce la facciamo. Diritto di passaggio da Brabant. Noi accettiamo. Ovviamente noi concediamo il diritto di passaggio. Aumentiamo un po' le relazioni. E la Francia sta conquistando le Fiandre. A me non piace assolutamente. Dobbiamo fare un fronte comune contro l'oppressore. Tanto l'unione con Vienna come sta procedendo? Ok, abbiamo fatto la colonia alle Azzorre. E ora dove possiamo puntare? Direi le Bermuda. Possiamo colonizzare le Bermuda? Sì, sono più vicine. Cioè, sono più vicine. Sono più vicine alle Americhe. Poi, oltretutto, le Bermuda sono sempre state sotto controllo inglese. Attualmente non ne sono sicuro che siano ancora sotto controllo inglese. Però c'è probabilità. Io non è che ne so tanto, però. Se c'è qualcuno che lo sa, dica. Ora, portiamo un po' di tizi alle Bermuda. Anzi, uno. Credo che uno possa bastare. Il tizio che si farà tutto il viaggio fino alle Bermuda. Non li invidio assolutamente. Soprattutto con queste barche qui che molto probabilmente la possibilità di riuscita del viaggio è quasi nulla. Muoviamoci, facciamo prima una sosta qui. Ah sì, qui la colonia è finita. Possiamo fare qualche edificio, tipo un coso in cui si fanno tasse, non so come si chiama, il tempio, giusto? Possiamo arrivare con la Merhonor subito. Ok, l'Ungheria guerra con l'Austria.
Ancora 50 giorni. Noi non mi piace stare tanto in mare aperto. Via. Abbiamo colonizzato le Bermuda. Abbiamo preso entusiasmo di colonizzamento, colonizzazione. E va bene così. Via. Stiamo lì. Tranquilli. Intanto, ancora tu il cannoniere. Magari lo stesso reggimento di prima. Ok, ora direi di puntare tanto 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 sulla produzione di soldi, che così possiamo farci dopo una flotta e un esercito che spacca i coglioni a tutte le nazioni del mondo, compresa la Francia, magari, spero, non lo so. Tanto il Mali sta diventando una compagine abbastanza potente in Africa. Dovremmo fare un po' attenzione a loro. Comunque, per questa puntata credo che sia tutto. Devo ancora dare un po' di cose. Ecco, votate, commentate, gente. Ci sentiamo alla prossima. Dall'Ares è tutto. Ciao!